Ciao a tutti amici di Horror Italia 24, come state? Buone feste, buon proseguimento, spero tutto bene dalle vostre parti. Continuano gli spacchettamenti in diretta con voi dei miei regali di Natale. Stavolta vado ad aprire una busta che ci hanno inviato gli amici di Star Comics e vediamo appunto che regalo ci hanno riservato. Una busta nella busta. Abbiamo anche questa. Una busta nella busta nella busta. Si crea tensione, ma sta affiorando qualcosa. Qualcuno che dorme. Sembra dormire beato. Ma c'è qualcuno alle sue spalle, qualcuno anche di molto inquietante. Che cos'è? Phantom Stalker Woman. Allora, parliamone, perché questo è un volume relativo a una storia che io ho spesso sentito dire, raccontare. Non l'ho mai letto prima, però il soggetto non mi è nuovo. Perché? Perché Phantom Stalker Woman è un fumetto, madonna, ho beccato una pagina anche abbastanza importante, che si basa su una leggenda metropolitana giapponese. Non so se la conoscete, quella che racconta di un marito particolarmente geloso con la propria compagna che era infedele, a cui piaceva piacere agli uomini, che un giorno la punisce tagliandole di netto la bocca, generandogli una sorta di sorriso alla Joker, diciamo. E secondo questa leggenda metropolitana, lo spirito di questa donna aleggia per le vie di Tokyo e di molte città del Giappone. So che questo volume riprende questa storia. Mettendo come protagonista questo ragazzo che ha a che fare con una donna particolarmente insistente nei suoi confronti, appunto una Phantom Stalker Woman, quindi tema fantasma, tema dello stalking, tutto condito in salsa horror. Si parla, cioè, molti mi hanno detto che è una delle storie più agghiaccianti, diciamo, della fumettistica giapponese. Non so se voi conoscete, se siete esperti. Io sono curioso di leggerlo per la prima volta. Non è una prima edizione, però appunto le altre me le sono lasciate sfuggire, quindi grazie davvero a Star Comics. Guarda, per farvi capire un attimo che cosa vi aspetta, una tavola a caso. Insomma, una storia che probabilmente ci toglierà il fiato, ragazzi. Quindi, se volete farvi questo regalo per le feste, siamo ancora in tempo. Se volete segnalare a qualche appassionato di fumetti, manga o comunque sia leggende e tradizioni giapponesi, fatelo subito perché questo volume deve essere una vera chicca. E io ringrazio tantissimo gli amici di Star Comics per avermi riservato questa copia, che temo potrebbe generarmi incubi. Poi sono un grande amante, sono sia amante sia suggestionabile ai J-horror in generale, quindi ne vedremo delle belle. Minetaro Mochizuki, l'autore, forse conoscete, io di fama, curioso di mettermi alla lettura. Grazie ancora Star Comics, e se avete domande chiedete pure e fatemi sapere se qualcuno di voi l'ha già provato, così se deve darmi qualche consiglio, qualche dritta prima di mettermi alla lettura, potrebbe farmi comodo. Ciao ragazzi e buone feste.